Penso che avevamo fatto una gran partita con una squadra come il Siena, contro la Juve. Penso che tutti i ragazzi stanno in complimenti, che avevamo fatto molto bene, ma quando tenevo quattro occasioni di gol contro la Juve, tenevo che essere due gol per essere una gran partita. Dopo di prendere gol di Pirlo, piano piano fatto bene, sì, ti sento ma il gol Marchisio quando manca 5 minuti per il finale attualmente per una partita è più difficile per noi, perché la stanchezza stava arrivando e è difficile fare meglio. Sei ormai un beniamino del pubblico bianconero di Siena, ovviamente questo ti fa molto piacere. No, sì, io come oggi tu sei un beniamino del pubblico, dei tifosi, idolo. Oh. Idolo. Non lo so, lavoro per essere bene, e grazie al tifo di Siena che mi aiutarono sempre del primo tempo che è arrivato qui in Italia. Luis, sul calcio in punizione, il gol del vantaggio della Juventus, siete saltati tutti perché era un'idea vostra iniziale di saltare sempre, lui poteva tirare alto, oppure è stato un errore? No, è il gol di Juve. Il primo. Il primo, io penso che è normale, perché se non salta il Pirlo lo mette pur sino della barriera, sta preguntando perché non sta fermo. No, è difficile, Pirlo ha fatto un gol non bellissimo ma un gol intelligente. Al di là del risultato, oggi c'è stata comunque una maggiore organizzazione per quanto riguarda la difesa del Siena, già visto rispetto a Roma. Non ho capito, scusa. Rispetto alla partita precedente, quella con la Roma, c'è stata una maggiore organizzazione, no? Oggi. Della difesa. Contra benissimo giocatori, penso che abbiamo fatto bene. No. Sì. Arriviamo alla sosta del campionato, quindi un primo bilancio. Come ti trovi in Italia? Bene, sto giocando, tutte le ragazze mi stanno aiutando molto. Ora mettiamo due punti. Certamente. Temo che lavorare di più per ora le 5 partite che sono del nostro campionato, per essere bene e salire della zona della classifica. Ecco, tutti i ragazzi.